Ciao a tutti, oggi video per la stamperia e vi faccio vedere questo portafoto qua, vedete? Questo l'ho fatto l'altro giorno, adesso ne faremo un altro insieme, vedete di dietro è così. Questo qui c'è l'adesivo, adesso io questo non l'ho colorato ma si può anche colorare, qui c'è il biadesivo. Perché questo adesso mi deve stare nella busta, quindi deve stare piatto. Poi una volta che lo si mette su un mobile, si stacca l'adesivo, si attacca in modo da poterlo fare stare così. E questo è stato fatto con le cannucce di carta. Poi colorato sopra con i colori della stamperia, io ho usato questi della stoffa perché ho questi, però potete usare anche acrilici della stamperia, tipo questi. E ora vi dico come fare. Prima cosa vi dico come realizzare una cannuccia, perché questa cannuccia è realizzata in altro modo, non nel solito modo che si fanno le cannucce di carta. E vi spiego perché. Perché queste, essendo piccole, bisogna tagliarle e ho trovato un modo per non fare, se ho bisogno di tagliare, per non farle, diciamo, srotolare. E vi dico come ho fatto. Mi sono presa un quadrato, ho tagliato un quadrato, io taglio, piego il foglio così e taglio, e questo è un quadrato circa. Ho dato un po' di colla nella punta e non si parte per traverso, ma da questa punta qui si parte dritto, in questo modo qui. Poi si arrotola. Così. E vedete, questo viene chiusa a metà della cannuccia. Così, se devo tagliare sia dal lato che dall'altro, rimane sempre intera. E una volta fatto, sfiliamo la nostra cannuccia ed ecco qua. Queste vengono un po' più corte e vengono della stessa larghezza quasi, a differenza delle altre che vengono molto più sottili. Allora, per fare questo progetto qui ci servono 18 cannucce un po' più lunghe e 18 un po' più corte. Io ho preso le misure dal quadrato che mi sono fatta, poi vi spiego come farlo. E questo era il centro, quindi questa è la misura per le cannucce piccole e questa è la misura per le cannucce grandi. Allora, per fare la base vi serve due cartoncini di questa grandezza qua. Questi sono quelli che sono negli album, in fondo all'album, ed è uno spessore di per me 300 grammi. E questa è la lunghezza del cartoncino, ora vi dico quanto misura. 32 per 23 e 22 e 7, che sarà la misura, 22 e 7 sarà la misura del nostro quadrato. Quindi io ho preso il cartoncino, mi sono fatto 22 e 7 per 22 e 7 e ho tracciato la linea dove tagliare e mi è venuto fuori questo. Mi raccomando, l'altro pezzo non gettatelo perché ci serve per fare la base dietro. Quindi, una volta fatto questo, abbiamo tagliato, otterremo questo. E questo l'ho diviso, ho fatto 5 5 5 5 centimetri per tutti i lati, l'ho disegnato e ho ritagliato il quadrato dentro. Poi l'ho ricoperto con lo scotch di carta per far sì che avere gli angoli tutti belli, perché se si vedono così rimane più pulito. E questo è il quadrato.
Mi raccomando, come ho detto, teniamo a conto questo. Poi il dietro è un unico pezzo, gli ho messo tutto attorno il nastro adesivo carta e poi l'ho sempre diviso 22,7, 22,7, 22,7 e 22,7. E qui non l'ho tagliato tutto, ma solo inciso, perché questo verrà piegato così, vedete, senza rompersi, perché questa è la base della nostra cornice. Poi andremo a mettere anche qui lo scotch carta, lo metto un po' di qua e un po' di là, così. E questo serve, e anche dietro, tagliamo quello in eccesso. Questo. E ripieghiamo. Questo serve per non fare rompere del tutto. Vedete? Ora iniziamo. Dopo verrà colorato. Ora iniziamo ad attaccare le cannucce. Ah, ci servirà anche altre due cannucce schiacciate, vedete queste, perché ci servirà come guida per la foto. Poi vi faccio vedere. Allora iniziamo ad attaccare le nostre cannucce. Ci mettiamo il nostro lavoro in questo modo qua. Poi prendiamo prima le grandi, diamo la colla dappertutto. Io sto usando una colla vinilica. Allora, prendiamo la prima e la posizioniamo. Come ho detto, per tagliare queste cannucce qua, io ho messo le mie cannucce stese tutte a pari, poi ho messo sopra questo e ho preso la misura di qua e di là, e queste sono, e poi le ho tagliate con le forbici. Allora prendiamo la prima cannuccia e iniziamo sempre dal lato qua e attacchiamo la prima cannuccia. Mi raccomando, aspettate un attimo, perché il vinavil ci vuole un po' perché aderisca. Dovete attaccarlo proprio, vedete, all'inizio, in questo modo qua, non so se vedete. Adesso qui si sta staccando perché, come ho detto, bisogna tenere un attimo. E continuiamo a mettere tutte una vicino all'altra e a pari tutte, perché dovrebbero essere tutte della stessa lunghezza. Ecco qua la prima parte fatta di quelle lunghe. Ora dobbiamo mettere anche queste e corte. Quindi diamo sempre la colla nello stesso maniera. Mi raccomando, cercate di farle aderire bene. E aspettate un attimo perché si devono attaccare. Quindi diamo la colla anche.
cercate di farle aderire bene e questo dovrebbe essere il risultato. Io in questa ne ho messe anche una qua e una qua per diciamo coprire, perché era rimasto un po' di spazio, però questo è a vostro piacimento. Io in questo non glielo metterò e lo lascerò così. Ora attendiamo un attimo che si asciugano bene e poi coloriamo. Intanto però possiamo mettere da questa parte qua, questa sarà il dentro, le due cannucce, vedete che vi ho detto, per fare la guida per la nostra foto. Anzi, me ne serve una anche per il basso, quindi uso questa. Facciamo anche questa, taglio, poi vediamo se ne ho tagliata tanto. E iniziamo a attaccare anche questa, diamo la colla. Poi decidiamo se vogliamo fare vedere la foto in questo modo qui o in questo modo qua. Io preferisco in questo modo qui, quindi le due più lunghe ai lati. Quindi mi metto la mia base così e inizio a pari in alto e faccio, cerco di andare dritto giù e attacco in questo modo qui. Intanto possiamo colorare la nostra base. Io mi sono fatta un colore, questo tipo colore qua. Io l'ho mischiato con i colori primari, questo, questo e questo, e ci ho messo del bianco. Poi voi glielo potete creare, oppure avete già una base colorata, che ne so, potete fare come meglio credete. Io mi sono fatta questo colore. Bene, aspettiamo che asciughi anche questo. Bene, ora coloriamo la nostra cornice. Bene, ora ci facciamo i nostri colori. Allora, siccome io ho fatto, diciamo, la base di questo colore, un verdino, e facciamo un po' di mix, vediamo come viene con, io metto questo verde qua, poi ho messo un po' di questo metallico, colore metallico, questo, poi metto un po' di questo arancione qua. Lo sto facendo con voi, quindi non so come possa venire. Un po' di questo giallo qua. Poi vabbè, ci metteremo un po' di bianco. Poi proviamo anche un po' di rosso, via, anche questo. Ora prendo la mia spugnetta, questa, e faccio, diciamo, delle spugnature così, in questo modo qua. Prendo un po' di colore, un po' uno, un po' dell'altro. Ora ci voglio mettere anche due, tre brillantini, quindi sempre della stamperia, questo,
che è il bianco, e me lo verso un po' qua, così. Ora lasciamo ad asciugare, vedete? Ora lasciamo ad asciugare, poi gli darò un fondo di lucido, una vernice protettiva sempre della stamperia, e questa è vernice protettiva brillante. Bene, ora che si è asciugato, diamo un po' di vernice protettiva, questa. E leggermente, perché il colore altrimenti viene via. Ok, lasciamo ad asciugare anche questo. Poi dopo faremo le decorazioni. E poi metterò roselline così, che io ho fatto con la pasta Opla, sempre della stamperia, oppure metterò anche questo gufetto. Adesso vedo se sta bene, sempre fatto con la pasta Opla. Poi metterò anche un pisso. Io volevo mettere il pisso della stamperia, però questo è troppo largo, quindi non va bene. Questo è stretto, ma non ce l'ho per tutto, quindi uso il mio, questo. Però esiste anche della stamperia piccoli, in questo modo, questi qui, vedete? E forse anche dei più piccoli. Adesso ho questi due qua. Ora mettiamo il bioadesivo. Poi io per sicurezza do anche la colla. Poi ora prendo la mia base e da questo lato qua, questo, vedete qui, lo metto pari. Vedete? Attendiamo un attimo che si asciughi. Intanto prepariamo il bordo, e nel bordo dentro mettiamo, iniziamo a mettere la nostra decorazione. Io inizio da vediamo se la colla ha tirato. Sembra di sì. Vedete? Questo è il nostro quadretto. Qui, come ho detto, vedete, c'è lo spazio per, è un po' più largo per mettere la foto. Teniamo un attimino qua in alto quel pezzo in più che tende ad alzarsi. Ma vediamo di rimettere qua, lasciamo un altro po' ad asciugare. E intanto direi, magari iniziamo a mettere intorno passamaneria. Ed ecco qua, vedete, abbiamo messo tutto attorno. Ora iniziamo con le decorazioni, anzi no, prima
mettiamo il nostro piede dietro, quindi abbiamo detto che questa sarà la parte che andrà attaccata in alto. È stato fatto un taglio, un'incisione e non tagliato del tutto, e così e così deve venire piegato in questa maniera qua. Ok, questo ora andrà in questa maniera qua, così di dietro. E in questo modo qua, vedete, questo qui ha la metà sotto, dalla parte dentro, e attacchiamo. Io ho lasciato 3 centimetri fatto di larghezza, ed ecco qua, vedete, questo verrà qui così e poi questo sarà così, in modo che quando mettiamo la nostra cornice si appoggi e rimanga ben stabile. Io non l'attaccherò perché, come ho detto, questo va in una busta, quindi deve essere steso. Ora iniziamo a decorare. Abbiamo detto che mettiamo nell'angolo, voglio mettere questa civetta, questo gufetto fatto sempre con la pasta opla, e dentro non gli ho messo nessuna protezione per la foto, ma voi potete metterci, esistono anche in commercio quei fogli di acetato trasparenti. In alcuni le ho messe, in questo non ce l'ho messo. Ed ecco qua la nostra cornice finita. Vedete? Come ho detto, se uno vuole, qui può metterci anche l'acetato, in modo che la foto venga protetta, diciamo. Bene, questo è tutto. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. È stato fatto per farvi vedere i colori della stamperia. Io, come ho detto, avevo quelli del tessuto, ma non viene uguale. Lasciate un commento se volete qualche informazione in più, e ciao al prossimo video.